Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora non so bene se sono in modo dritta o meno perché come l'ultimo video sto registrando con la fotocamera e quindi non ho l'anteprima. Comunque spero che la luce non sia troppo brutta, c'ho tutte luci gialle, sì, ho tutte luci gialle, non ho luci bianche, quindi probabilmente sembrerò un Oompa Loompa. Stasera continuo il video recensione che dovevo finire quando ho fatto l'ultimo video, ma non avevo più la luce diurna. Stasera neanche c'è perché ormai è tardi, soltanto che ho il pomeriggio libero e ho deciso di registrare. Poi mi ero anche sistemata per il pranzo di oggi che siamo andati a mangiare fuori, quindi ne ho approfittato. Allora, ora faccio una recensione di 4 prodotti di make-up. Iniziamo con questo prodotto della Galénic. Questa è la DD Cream SPF 25, come ti chiami in italiano? Eccolo qua, perfezionatore di bellezza tutto in uno, protezione, copertura leggera, lunga tenuta e idratazione. Il suo segreto? L'alleanza perfetta tra il trattamento e il maquillage. Per una pelle da sogno in un istante, grazie all'associazione di Uncaria, non so cosa sia, dell'Amazzonia, dal potere antiossidante eccezionale ed un complesso UV performante, questa formula ricca di acido ialuronico apporta idratazione e protezione quotidiana rinforzata. Allora, evitare il contatto con gli occhi, va bene. Allora, questa DD Cream insieme quei correttori in penna, sempre della stessa marca, mi furono inviati dalla marca stessa. Sotto potete leggere campione gratuito vendita, vietata la vendita, perché partecipai a un concorsino. Qui su YouTube di Lolla e niente, scrivendo un semplice commento fui estratta e mi arrivarono a casa i due prodotti. Vi lascio la recensione della pennina illuminante giù nell'info box perché le note non si possono mettere più e Lolla metterò questo video, linkerò questo video da qualche parte così se hai voglia di sentire che cosa sto dicendo dei prodotti che mi hai inviato e che so che utilizzi anche tu, almeno hai anche la mia opinione. La DD Cream, come ho detto, è un SPF 25, la confezione è da 40 ml, è un bel tubettone grosso. La colorazione appena la si mette sulla pelle è un po', non so se si vede, è un po' rosastra, ha il beccuccio così, quindi si riesce a dosare abbastanza bene il prodotto. Iniziando a massaggiare, far stendere la crema, che alla fine è una crema perché è molto leggera, va subito a uniformarsi con l'incarnato, non lascia aloni grigiastri. La copertura è molto leggera, ma minimizza benissimo le discromie della pelle. Io ho delle macchie da brufolo un po' sparse ovunque. E me le nasconde molto bene, mi lascia la pelle molto luminosa, come se non ci fosse nulla sopra. È un prodotto anche a contatto con la pelle molto asciutto. Io lo fisso sempre con una cipria perché sono abituata a farlo. Poi il fatto che ha un SPF 25 me lo fa apprezzare ancora di più come prodotto, anche se io non uso quasi mai un prodotto. Non mi trucco quasi mai completamente il viso come vedete stasera, di giorno è molto raro, però in quelle rare occasioni in cui mi sono truccata in modo perfetto quest'estate e avevo questa, stavo tranquilla, non mettevo neanche la crema protezione solare sotto. No, aspetta, l'ho messa in agosto e luglio perché ovviamente il sole a picco, c'era bisogno di una 50 più sul viso, però già verso o giugno o settembre mi bastava anche solo lei. Come durata ha una buona resistenza, io l'ho tenuto su anche 12 ore, 15 ore e mi è andata di lusso, non mi ha segnato, forse un pochino ai bordi del naso iniziava a sciogliersi leggermente, ma ho aggiunto un po' di cipria, prima ho tamponato con le veline opacizzanti, poi ho aggiunto un po' di cipria e la situazione si è risolta da sola.
comunque ha una sensazione, lascia sulla pelle quella sensazione di idratazione che lascia anche una crema da giorno classicissima. L'ho provata con diversi pennelli, cioè l'ho provata ad applicare con diversi pennelli anche con le mani. La mia applicazione preferita è quella con le mani perché è molto semplice, si sfuma facilmente, si applica in modo rapidissimo. Se volete vedere un video in cui lo applico, vi lascio l'ultimo video che ho fatto di Mi preparo con voi, in cui parto dalla base e metto questa crema. Sì, questa crema, no? È di cream. Vi faccio vedere dall'inizio anche come stendo questo prodotto. Ho provato a usare anche dei pennelli. Allora, la copertura più alta me l'ha data con un flat bookie, quindi un pennello con le setole molto molto fitte, sintetiche, tagliato in obliquo. Mi ha dato una copertura molto alta, ma anche una sensazione più pesante sul viso, quindi non è che mi ha fatto impazzire, però quando ho bisogno di una copertura quasi da fondotinta la metto con il flat bookie. La stessa tipo di copertura me l'ha data con un pennello a lingua di gatto piatto, classico da fondotinta, però sempre con questa sensazione molto pesante sul viso. La crema si lascia mangiare troppo facilmente da questi prodotti, da questi pennelli, anche quelli un po' con le setole un pochino più ampie, beve tantissimo. Io con le mani metto veramente pochi puntini, stendo e sto a posto, invece con i pennelli ho dovuto prendere più quantità di prodotto. Con un kabuki la sensazione sulla pelle è molto più leggera e la copertura più o meno rimane simile, forse aumenta leggermente rispetto all'applicazione con le mani. Con la spugnetta leggermente inumidita si stende molto facilmente, ha una copertura molto bassa, forse più bassa che con la stesura con le mani, ma rimane sulla pelle una sensazione bagnaticcia per molto tempo, quindi non mi fa impazzire come stesura. Invece con un pennello a setole larghe, tipo quelli, non so, due fibra, qualcosa del genere, lascia veramente, copre quasi pari a zero, ma lascia soltanto questa pelle molto compatta, che pure mi piace come effetto sul volto, ma ripeto, la mia modo di applicazione che mi piace di più è con le mani. In questo video lo dico pubblicamente, grazie Lolla, veramente è stato un piacere utilizzare questo prodotto. Secondo prodotto di cui voglio parlare è questo gloss della Idea Bellezza, lip gloss. Non c'è scritto neanche più il nome, si è cancellato tutto, ma è un gloss semplicissimo di questi trasparenti con l'applicatore in spugnetta. E quello che mi vedete sulle labbra, che ho messo un secondo prima di iniziare il video, non so se si nota, ma ormai io lo sento quasi completamente asciutto. Come durata sulle labbra, non più di mezz'ora, massimo 45 minuti. Ho provato a fare il contorno con una matita color carne, giusto per evitare che, per fare un po' di prove, ma questo tipo di lip gloss trascina troppo quello che gli andate a mettere sotto. Se mettete un rossetto o una matita tutta che colora tutte le labbra, trascina veramente troppo. Non ho ancora sporcato la spugnetta perché normalmente lo appoggio e poi lo tiro su con un pennellino o le dita stesso. Ora metto un'altra po'. Non so che tipo di ingredienti ci siano all'interno, però mi è piaciuto, mi idrata bene le labbra, in questo periodo sono abbastanza secche e distrutte dal freddo e me le lascia molto polpose, questa è una cosa che mi è piaciuta. Altro prodotto di cui voglio parlare è questa matita della Astra, una matita per sopracciglia, si chiama Expert Eyebrow Pencil. Io l'ho presa nella colorazione EB4, ha il cappuccio con questo spazzolino un po' stupidino che
nell'esigenza si può usare tranquillamente. Non ho fatto la punta, mi sono dimenticata. È un colore, non si vedrà nulla, molto. Allora, è una base fredda con un po' di rosso leggero leggero leggero, ce l'ho ora, ho soltanto lui sulle sopracciglia in questo momento ed è il metodo che io uso tutti i giorni per rifarmi le sopracciglia, è solo questa matita. Io ne aggiungo un po' di colore qui e faccio questo tipo di movimento per coprire dei piccoli buchetti che ho, poi sfumo con il tappino e la matita mi rimane sulle sopracciglia tutta la giornata. Non ho bisogno neanche di ritoccarlo, ovviamente se ne scendono un po' i peli delle sopracciglia, ma il più delle volte io le sistemo con le mani e sto a posto. Comunque il colore è questo, si fissa bene alla pelle, ai peletti delle sopracciglia e non si sposta. L'effetto è molto naturale. L'effetto è molto naturale, mi piace molto. Questa punta di rosso all'interno di una base così fredda veramente lascia le sopracciglia molto naturali. Altra matita di cui vi voglio parlare in questo video è questa matita della Jeuvone, non so come si pronuncia, Jeuvone Milano, è la 102 Fashion Eyes, matita occhi, c'è qualche altra indicazione? No, è una matita bianco perla. Allora, facciamo un piccolo tratto. Ok, sulla mano si nota che è un bel bianco perla, ma sono impossibilitata a utilizzarla come, diciamo, eyeliner a palpebra nuda. Di tanto in tanto mi piace mettere un colore chiaro. Quando vado di fretta metto un colore chiaro come eyeliner e la matita nera, l'attaccatura sottile 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 delle ciglia e poi tanto mascara. Mi illumina lo sguardo a prima mattina, mi rende truccata e io sto tranquilla, ma questa non la posso utilizzare. Sulla mano si nota, ma sulla palpebra ho difficoltà a farla scrivere. Idem con patate all'interno dell'occhio, non si vede, non scrive, è inutilizzabile. La uso a volte anche sotto al sopracciglio, nella parte più alta. Vado a sfumare per alzare e liftare l'occhio rispetto a quando non uso un highlighter, un doppio highlighter, perché tante volte metto solo l'ombretto color carne molto chiaro e luminoso. Tante volte metto anche un po' di questo, sfumo leggermente col dito e poi sopra ci vado a mettere l'ombretto. Si sfuma bene, fa durare ovviamente molto di più l'ombretto, ma quest'estate non l'ho potuto utilizzare per niente perché il colore è molto chiaro, non so se si vede, aspettate un attimo, sulla mano forse no, comunque lasciava troppo bianco qua sotto, con la pelle leggermente abbronzata, l'effetto era ti sei messo due fanalini e non si poteva vedere. Come base per enfatizzare i colori pastello degli ombretti, mi piace perché si sfuma bene, lascia poco colore, però ovviamente sbianca leggermente la palpebra e quindi è più facile da utilizzare. Più come base ombretto che in tutto il resto per tutti gli altri utilizzi che ho provato. Ok, questo video lo stacco qua. Ci vediamo nel prossimo che vi recensisco dei prodotti di idratazione. Quindi, se vi va, vi aspetto al prossimo video. Ora vi mando un grosso bacio e in gamba!